La recitazione per me è una grande fortuna, è stata una fortuna improvvisa, perché io non ho fatto corsi di recitazione, facevo l'indossatrice, quindi sono stata catapultata in questo ambiente venendo da un altro ambiente che era quello della moda. All'inizio mi sentivo un elefante in un negozio di cristalli. Non era un lavoro al quale io potevo ambire. Perché comunque per quanto guardassi tantissimi film, non ho mai pensato di poter fare l'attrice da donna nera, perché comunque i ruoli erano appunto la prostituta, l'immigrata, la donna del boss e basta. Il motivo per cui sono rimasta molto sorpresa quando l'agenzia mi chiamò dicendomi c'è il ruolo per una ragazza. Francesca, di Arrivata alla felicità, una ragazza nera che parli romanesco. Io sono diventata italiana e forse più facilmente rispetto ai miei coetanei che sono nati in Italia, perché io sono nata in Africa e dunque avevo la consapevolezza di essere straniera. Molti ragazzi invece che nascono in Italia da genitori stranieri sono convinti di essere italiani, viene detto loro che a 18 anni otterranno automaticamente la cittadinanza italiana, quando invece sappiamo che di automatico non c'è nulla. E spesso questi ragazzi aspettano i 18 anni per poi scoprire di essere stranieri anche se nati in Italia. Facendo poi l'indossatrice mi veniva detto che il mio mercato era Londra, che era l'America, e quindi io dovevo continuamente fare i visti per poter andare a lavorare in altri paesi, motivo per cui fin da piccola io avevo la consapevolezza di dover cambiare il mio passaporto per poter lavorare. Conciliare il mio animo di attivista con il mio percorso attoriale è successo, non so come è successo, perché comunque io ho fatto prima la fiction di Arrivata alla felicità e poi 2 anni dopo il grande pubblico mi ha conosciuta come appunto quella dello sgombero della comunità del Corno d'Africa, di Eritrei, Somali, Etiopi. Io semplicemente in quel contesto ho preso il megafono e ho dato voce a una serie di pensieri che io stavo elaborando nella mia vita. Per me è stata una sorpresa ricevere tanti messaggi di stima, di affetto da parte di italiani che evidentemente per la prima volta sentivano una donna nera parlare con quei toni, non da vittima, non da succube, ma cioè perché io sono convinta che noi ragazzi delle seconde generazioni dobbiamo essere protagonisti della nostra storia. So che è un gioco molto pericoloso perché comunque di solito gli attori, le attrici tendono ad avere un ambiente molto patinato, molto quasi sognante, cosa che io non riesco tanto a fare perché non è la mia natura. Sono fatta così, non riesco a tenermi un cecio in bocca e si vede. Nella fiction che sta per andare di nuovo in onda il secondo anno di Arrivata alla felicità, io interpreto una ragazza romana della Garbatella. C'è molto di me in Francesca perché ci ho messo molto del mio, anche un po' stimolata da Riccardo Milani che mi ha scelta proprio per la mia spontaneità, perché altrimenti non sarei riuscita a fare questo lavoro. Gli attori che ho conosciuto sul set per me sono diventati un punto di riferimento, cioè io ho avuto la fortuna comunque di lavorare con Claudia Pandolfi che alla quale ho rubato molto, devo dire, stando sul set, lei è stata sempre molto gentile e generosa, Luneta Savino, Ninetto Davoli, Santa Maria ovviamente, Claudio. Cosa mi aspetto dal futuro? Mi aspetto tanto perché io voglio tanto, cioè voglio sognare in grande, cioè quindi penso che sarà una cosa talmente tanto grande che non riesco nemmeno a immaginarla, ecco, voglio essere positiva per il 2018.